So che ho già girato il video, ma mi è venuto in mente che devo assolutamente condividere con voi la scoperta che ho fatto questa mattina, proprio prima di girare questo video, perché la ritengo estremamente importante. Allora, ragazzi, ho trovato questo vecchio programma di Kitano Takeshi di, penso, 40 anni fa, in cui praticamente c'è una canzone italiana. La gente ha riascoltato questa canzone italiana mettendo una lyrics in giapponese. Allora, io ve la traduco per come la sentono loro. Questo è il pezzo. Dopo tutta la cultura che ho portato in questo video, direi che mi sono già meritato un mi piace, quindi lasciatemelo e iniziamo con il video. A noi bogi, a noi Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo e fantastico video. Allora, oggi perché c'è tutta questa energia? Infatti, torniamo al nostro humor naturale. Si sta per concludere il quadrimestre, sono riuscito a fare tutte le lezioni che avevo in programma di fare e sono a buon punto con lo studio, mi fa piacere. Poi ieri hanno dato in onda la mia canzone che ho scritto insieme per la Camera del Commercio. Ve ne lascio qua un pezzettino. In realtà ho anche fatto uscire il video sul mio canale di musica, chi volesse vederselo può andare qui. Questa canzone vi dico già che è stata una canzone speciale che ho fatto solo per questo evento, quindi non farà parte dell'album che uscirà, ma tenetevi pronti perché l'album avrà, secondo me, veramente delle belle canzoni. Per quanto le mie canzoni spesso vengono messe comunque in tanti film, eccetera, non sono mai io che le canto, quindi avere una mia canzone cantata da me insieme a questa mia amica che si chiama Daniela in TV è veramente una grandissima soddisfazione che mi ha fatto troppo piacere. In ogni caso, bando alle ciance e parliamo dell'argomento di oggi. Anzi, prima di iniziare a parlare dell'argomento di oggi, lasciate un mi piace perché veramente so che sembra una stupidaggine, ma anche soltanto un mi piace, cioè se per esempio il video fa poche visite e vedo che ci sono tanti mi piace, comunque a me fa capire quanto ci teniate a me e al mio canale. Quindi se appunto volete altri video così, vi pregherei veramente di lasciare un semplice pollice in su perché è gratificante per me e mi fa capire quanto ci teniate a questi video, perché purtroppo, insomma, per varie segnalazioni eccetera, di ultimo sto avendo alcuni problemini con il canale e quindi mi motivereste a diciamo continuare a portare contenuti. Bene, in questo periodo io sto pensando molto a questa cosa e il tutto è partito da innanzitutto un libro che sto scrivendo. Ragazzi, non sarà un libro youtuber, no, non mi interessa fare quello. Il mio sarà un libro in giapponese che in realtà sto scrivendo da un bel po' e sarà un racconto fantastico. Non so nemmeno se mai uscirà in italiano o in inglese, però sto collaborando a un progetto musicale assieme a una scrittrice giapponese, appunto a questo libro che è una novel, quindi non penso che io farò mai un libro sulla mia biografia quasi così, perché dubito che interesserebbe mai a qualcuno. E poi, cioè, mi interessa di più o pubblicare saggi su ricerche mie o pubblicare, diciamo, novel, perché veramente non sono divertente, non sono interessante, quindi dubito che una mia biografia potrebbe interessare a qualcuno. Quindi state tranquilli, non dovrete subirvi un mio libro al riguardo. Mamma mia, siamo già a 4 minuti di video e ancora non ho parlato dell'argomento. Allora, tutto era iniziato, come vi dicevo, da un tweet che ha fatto Jessica Nigri. Jessica Nigri ha fatto questo tweet in cui diceva che le dispiace che insomma, in futuro saranno fatte tante nuove invenzioni e lei non avrà il piacere comunque di poterle conoscere, perché si sa, tra non lo so, 100 anni, non so quanti di voi saranno ancora qui, ma io penso che non ci sarò più da un pezzo, quindi le invenzioni che verranno fatte tra 100 anni probabilmente non le vedremo. E a me ha fatto pensare e mi sono chiesto quanto veramente vorrei vedere le invenzioni del futuro, perché
Non lo so, cioè viviamo in questo momento storico che è veramente strano perché nel giro degli ultimi 20 anni veramente il modo in cui noi comunque anche socializziamo, ci approcciamo ai social eccetera è completamente cambiato dalla realtà virtuale perché non so se sapete che negli ultimi giorni comunque ha debuttato questa band che ha metà componenti fatti al computer e metà componenti che sono delle persone reali, degli idol del K-pop, cosa tra l'altro non troppo nuova come concetto, il fatto di avere comunque dei cantanti virtuali, basta pensare a Hatsune Miku, che comunque riusciva a fare dei concerti anche se era un personaggio fittizio. Tra l'altro, ironia della sorte, questa idea era già stata buttata lì in un film vecchissimo che si chiamava Simone, in cui c'era appunto questa prima attrice, poi diventata cantante, finché alla fine arriva anche al... non so se si candida per diventare presidente alla fine del film. C'era questa ragazza Simone che ad un certo punto del film lei faceva comunque faceva questo concerto, no? E c'è questa band d'idol che ha fatto uscire appunto la loro canzone e ci sono i componenti virtuali e i componenti reali. A me sembra un concetto piuttosto interessante, bisogna vedere un po' come si evolve. C'è da dire che sicuramente c'ha dei vantaggi. Voi immaginatevi, mettete in un momento come questo in cui non si possono fare concerti o magari non possono trovarsi per girare un music video possono farlo tutto in digitale, il che è abbastanza una ficata, secondo me. Hanno anche fatto un video super psicadelico bellissimo, anche se mi ha ricordato moltissimo quel gruppo legato a League of Legends. Tra l'altro, in questo mese c'è stato anche un programma che ha fatto molto parlare, che è dell'emittente televisiva NBN, in cui è apparsa una giornalista completamente artificiale con le fattezze di una presentatrice reale coreana. E voi guardate qua, ditemi qual è quella finta e ditemi qual è quella reale. Cioè, è incredibile perché sono riusciti veramente a ricrearla nel minimo dettaglio basandosi su 10 ore di footage di questa donna. La versione virtuale, oltre a non aver bisogno di trucco o abiti, non ha nemmeno bisogno di memorizzare un copione. La storia di Kim ha debuttato durante il programma televisivo il 6 novembre. E la differenza tra le voci era praticamente indistinguibile. In un momento, per esempio, come quello che stiamo vivendo adesso, che c'è comunque la pandemia, la crisi, eccetera, eccetera, e comunque magari può risultare difficile con i vari lockdown, eccetera, mettere insieme comunque una troupe televisiva per girare un servizio, e quindi la possibilità di poterlo fare in digitale è una cosa, estremamente interessante e che potrebbe veramente permettere, di portare delle notizie quando magari non sarebbe possibile. E tra l'altro questa pratica è già stata usata da anni in Cina, cioè io mi ricordo perché io insomma non so se qualcuno sa però parlo anche cinese e comunque anni passati, già 10 anni fa quando cercavo delle notizie in cinese, magari 10 no però 6-7 anni fa quando cercavo delle notizie in cinese molto spesso mi comparivano questi servizi TV o Net TV, non mi ricordo, in cui c'erano questi presentatori fatti a computer completamente digitalizzati, cosa che comunque in Cina succede e è piuttosto normale, tant'è che negli ultimi anni, poi io non sapevo, cercando questa notizia, ho trovato che c'è adesso veramente una presentatrice fatta completamente virtualmente, che è questa qui. E se voi la vedete, sembra completamente una persona reale. Tuttavia, c'è anche il lato scuro di tutto questo utilizzo comunque dei media e di questa realtà virtuale. Perché voi immaginatevi, sì, ma questa Kim virtuale, la versione virtuale di qualunque giornalista non costa niente perché, come vi ho detto, può essere prodotta in un secondo. E quindi Kim ha detto che un po' è preoccupata del fatto che magari in futuro potrebbe essere rimpiazzata da un computer, cosa completamente comprensibile. E però lei ha detto che per ora il computer non è ancora in grado di trasmettere le emozioni che un essere umano potrebbe trasmettere. Però, secondo me, se siamo già arrivati a questo livello, guardate qui, secondo me da qui a poco riusciranno a produrre una versione a computer che riuscirà veramente anche a riprodurre le emozioni. A me preoccupa molto perché facendo il cantante ho molto paura che in futuro non servirà più la mia voce. Ma ragazzi, voi ascoltate la mia musica, vi prego, è tutta original. Una cosa interessante è che tutta questa notizia mi ha anche ricordato un personaggio che in realtà io avevo fatto il video che si chiamava Saya. Questo è un personaggio che era stato fatto completamente a computer, però se voi la vedete anche questa immagine sembra praticamente una normale ragazza giapponese. Era stata prodotta nel 2015, poi è stata un po' migliorata, mi sembra, nel 2017. Però se voi la guardate, c'ha
quel che sia è reale, però c'è come quel senso di non realtà, non so come dire, è proprio l'effetto definito Uncanny Valley. Noi umani siamo così bravi a riconoscere gli altri umani ed è estremamente difficile creare una cosa che assomiglia a una persona normale, sana e quindi non uno zombie o un cadavere. Siamo diventati abbastanza bravi a far apparire il CGI come se fosse quasi reale, ma la vera sfida è scavalcare questa valle misteriosa, appunto come vi ho detto, la Uncanny Valley. E non è stata l'unica, se voi ci pensate, qualcuno se la ricorda Eguchi Emi, che era questa nuova AKB, che è questo gruppo formato da 60 ragazze in Giappone, che dal nulla era comparsa, era stata messa nella line-up delle ragazze principali dell'AKB e era anche comparsa su Playboy Weekly e la gente si stava chiedendo chi era sta gnocca, chi è, la volevano conoscere, eccetera, eccetera, e la gente ci è rimasta malissimo quando hanno scoperto che in realtà era semplicemente completamente fatta a computer con le parti più belle di tutte le ragazze. Non lo so, voi che cosa ne pensate? Sono curioso di sapere la vostra. Io mi ricordo anche un altro fatto. Lo so che questo video sembra una lista della spesa, ma in realtà è che ci sono tanti casi perché il mondo digitale si sta veramente evolvendo e quindi ogni giorno ci sono nuove notizie di cui si può parlare. Però non so se voi conoscete la modella Shudu, questa modella di colore bellissima. Sì, ragazzi, lo so che sono figo fino a qui e poi da qua in giù c'ho le braghe del pigiama. Vabbè, ragazzi, Shudu è praticamente questa modella bellissima che tutti volevano appena era uscita. Shudu rappresenta appunto questa bellezza tipica comunque di alcuni paesi africani con questa pelle estremamente, estremamente scura. Che però diciamo che purtroppo ancora è poco rappresentata sui media. E il creatore, perché poi si è scoperto che anche questa modella è fatta a computer, ha detto che ha cercato di dare una rappresentazione a queste modelle attraverso il computer praticamente. E devo dire che è stata una scelta molto controversa perché. Se voi vi ricordate, anche quando avevo fatto il video sulla modella, praticamente che aveva l'eterocromia, che aveva finto di avere l'eterocromia, e vi ho detto che è ingiusto perché sta rubando il lavoro di fatto a una modella che realmente ha quella condizione, e alcune persone hanno detto che è brutto che questa modella Shudu, che è fatta a computer, sta di fatto rubando il lavoro a una modella di colore che ha già quelle caratteristiche fisiche e potrebbe avere quel ruolo. Ma io non lo so, non mi posso, non mi voglio pronunciare troppo su questa questione perché secondo me non aveva cattive intenzioni, certo, però si sa, in questo 2020 qualsiasi cosa si fa può essere interpretato in varie maniere, quindi non so, secondo me non aveva cattive intenzioni così a vedere le sue interviste e è brutto che comunque sia stato interpretato così male, ma allo stesso tempo capisco anche magari se c'è qualche modella di colore che si è sentita un po' presa per il culo, perché lei dice che cavolo, vada ai casting, perché io ho sentito storie comunque di ragazze di colore che magari non lo so, al casting scelgono 20 modelle e ormai perché bisogna essere politically correct ne mettono una o due di colore, e però se le hanno già scelte, magari sono al casting tutte che aspettano varie ore per essere chiamate e c'era questa ragazza di colore che le hanno detto vabbè puoi andare perché tanto la ragazza di colore è già stata scelta, quindi capito, per la sua carnagione non è neanche stata, non è neanche stato guardato il suo book, quindi capite che se una ragazza così vede che non solo lei magari non è stata scelta ma magari per pubblicità, perché mi sembra che ha lavorato per Fendi, cioè marchi grossi, adesso non ricordo se era Fendi o quale, Shudu, prendono questa ragazza al computer e magari a questa ragazza non guardano neanche il book, capisco che una ci può restare estremamente male e è comprensibile, perché ragazzi purtroppo non c'è ancora una rappresentazione equa delle modelle comunque in passerella, neanche dei modelli in passerella, comunque c'è una preferenza generale, sappiamo tutti di quale colore di carnagione. Io spero che in futuro possa cambiare. Ragazzi, mamma mia, eravamo partiti da un argomento così leggero e siamo finiti per parlare di un argomento estremamente serio. Ragazzi, io non voglio fare. Voglio sentire la vostra opinione, tutto quello che posso dire, perché, cioè, non lo so, secondo me veramente il mondo sta cambiando e secondo me bisognerebbe trovare il modo di approfittare di questi cambiamenti per migliorare la società, perché ogni volta che c'è una rivoluzione, una nuova invenzione o qualcosa, bisogna sempre adattarsi. E secondo me è proprio quello che bisogna fare con queste tecnologie. Vabbè, ragazzi, finisco qui il video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, scrivetemi un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Seba!